Ben ritrovati tutti gli amici telespettatori. Oggi a tenerci compagnia in questo collegamento il sindaco di Piaggine, Guglielmo Vairo. Sindaco, benvenuto. Grazie per l'invito, salve a tutti. Allora, sindaco, innanzitutto vorrei partire, insomma, vorrei cominciare questa chiacchierata, diciamo, questa intervista, chiedendole subito qual è la situazione attuale nel comune di Piaggine riguardo il numero di contagiati da Covid-19. Attualmente la situazione è abbastanza definita, noi abbiamo 5 casi, ma come dicevo sono ben definiti in 2 o 3 nuclei familiari, quindi è abbastanza tranquilla. E, come dire, sono diverse settimane, sono 2 o 3 settimane che questi contagi continuano a essere positivi e quindi immedesimandoci nei contagiati diventa pesante come situazione per chi appunto è costretto per 20 giorni alla quarantena. Però nel paese attualmente si è ristabilita la serenità. 15 giorni fa, proprio nel momento in cui si è acceso questo piccolo focolaio di 10 persone, noi abbiamo organizzato immediatamente una campagna di tamponi a tappeto, abbiamo monitorato 450 cittadini con dei tamponi rapidi che sono poi che hanno fatto seguito poi a tutta una serie di iniziative dei cittadini stessi che privatamente hanno effettuato dei tamponi molecolari proprio per la preoccupazione di aver avuto un contagio, un contatto diretto con questi casi positivi. La situazione, l'allarme è rientrato, abbiamo anticipato il governo con delle restrizioni, ovviamente, abbiamo chiuso l'accesso ai bar e ai ristoranti, consentendo solamente l'attività da asporto e a domicilio, abbiamo dovuto chiudere le scuole. Fortunatamente però questi casi erano isolati e siamo ritornati ad essere sereni, ma continuiamo ad essere vigili, soprattutto in situazioni particolari come sono quelle che si creano nei bar, che sono i luoghi in cui noi, nei piccoli centri, socializziamo. È un anno che va avanti la pandemia, è un anno che vanno avanti le restrizioni. La situazione a livello sociale inizia ad essere pesante perché da un anno che le persone si vedono costrette a limitare i propri rapporti sociali. E mi rendo conto che inizia ad essere pesante sia a livello sociale, sia a livello di umore, ma soprattutto a livello economico per chi è titolare di attività economiche, di attività di impresa. Certo, collegandoci con una notizia davvero recente, di pochissimi giorni fa, se non vado errando l'altro ieri o un giorno fa, è una notizia che anche il suo comune si starebbe, questa è una notizia molto bella, molto, molto interessante, di introdurre dei bus per il trasporto dei cittadini un po' più anziani presso le strutture dove comunque essere vaccinati, ecco, per raggiungere il prima possibile molto più comodamente questi luoghi, insomma, giustamente chi ne necessita maggiormente. Ecco, ci potrebbe meglio chiarire a che punto si è con questa iniziativa, credo molto molto interessante. Ma è un'iniziativa suggestiva, sicuramente. E in che cosa consiste? L'ASL ha dei punti di vaccino, il punto più vicino a noi è Rocca d'Aspide. Parlando col sindaco di Rocca d'Aspide e con il vice sindaco di Rocca d'Aspide, con i quali c'è un ottimo rapporto umano e politico, ci siamo venuti incontro e loro hanno messo a disposizione questo punto vaccinale che l'amministrazione di Rocca d'Aspide ha organizzato nelle adiacenze dell'ospedale. E noi stiamo aspettando appunto che l'ASL inizi a chiamare i nostri concittadini prenotati, i nostri ultraottantenni prenotati. E abbiamo anticipato un po' le cose noi contattando ASL, chiedendo all'ASL l'elenco dei prenotati per contattarli noi, metterci a disposizione e solo per coloro che non hanno possibilità di arrivare a Rocca d'Aspide per il vaccino, noi organizzeremo
un autobus con tutto il distanziamento sociale del caso, quindi con tutte le prescrizioni previste dalla normativa, dal DPCM, ed inoltre organizzeremo anche l'accompagnamento di questi vaccini, di questa operazione, di questa giornata di vaccinazione che organizzeremo a Rocca d'Aspide con il personale medico, un'ambulanza che per qualsiasi evenienza trasporterà chi si dovesse trovare in difficoltà immediatamente in ospedale. Ecco, quindi sì, senz'altro una bellissima iniziativa. Ecco, non voglio per concludere, ultima domanda, non distaccandoci proprio da questo argomento. Le risulta già che in qualche altro comune siano già operative iniziative molto simili, insomma, iniziative del genere? Sì, questa ottima prassi è già stata adottata dal comune di Sacco, che è un comune nostro vicino, e dal comune di Bello Sguardo. L'iniziativa è stata possibile perché a Sacco e Bello Sguardo ci sono numeri diversi di anziani, quindi su 30, 40, 50 prenotati è molto più facile organizzare. Noi partiamo all'anagrafe. Da 240 ultraottantenni. Quindi bisogna individuare tra questi ultraottantenni chi ha prenotato il vaccino e appunto avvicinarlo, chiedere se hanno bisogno di assistenza, lo faremo telefonicamente o lo faremo dei viso, visto i rapporti umani, visti i rapporti diretti che intercorrono nei piccoli centri, e quindi ci organizzeremo al meglio. Ah, Eh certo. vorrei anche sottolineare che un'associazione che si occupa di 118 nel nostro comune, l'associazione Soccorso Sociale Onlus, si è messo a disposizione per accompagnare, per sostenere, per coadiuvare l'operazione della vaccinazione agli ultraottantenni. Noi abbiamo organizzato questo nel frattempo che le operazioni di vaccinazione con i medici di base, cosa che è stata organizzata dal governo, si avvii. Nelle more di questo momento, e cioè prima che i medici di base diventino operativi nella campagna di vaccinazione, noi abbiamo pensato di guadagnare un po' di tempo, mi auguro giorni, ma e quindi quanto prima i medici di base si attiveranno per questa campagna, però noi cerchiamo di anticipare i tempi e di migliorare sempre di più i servizi di prossimità al territorio. Nelle aree interne soprattutto ce n'è tanto bisogno. E quindi, Sindaco, con l'auspicio che questa iniziativa possa essere presa come punto di riferimento da tanti, tanti, insomma, da tutti, un po' da tanti paesi, io la ringrazio per la disponibilità e per il tempo dedicato.